Per provare la resistenza e il comportamento nel vento degli aeroplani, il Comitato Nazionale Consultivo per le Costruzioni Aeronautiche degli Stati Uniti ha in dotazione questa galleria, dove i modelli di apparecchi possono venire sottoposti ad un vento di velocità fino a 120 miglia all'ora, mosso da due gigantesche eliche. Getti di fumo trasportati dalla corrente d'aria permettono di studiare i vari tipi di profilo delle ali in rapporto all'aerodinamica e al pericolo dei vortici.